Bella a tutti, zii Strakenzi, sono Luca Di Pasquale e oggi andiamo a vedere cosa ci presenta la Minecraft 1.4.5. Andiamo subito. Allora, qua c'è un po'. Allora, ci presenta questi oggetti. Allora, fatemeli prendere. Ci presenterà questo quarzo del Nether. Naturalmente se lo cuociamo. Prendiamo gli oggetti, se no Gesù mi odia. Qui, questo quello al distributore non ve lo sto a presentare. Questo che non ho capito come si usa. Mamma mia, un pro. Poi credo. Oddio, il mouse. Ok. Allora, noi dobbiamo fare un portale per il Nether. Allora, prendiamo un attimo l'ossidiana, posto della tramoggia e l'accendino. Dove l'accendino? Dove l'accendino? Spaso, allora. Il solito portalino. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Accendiamo. Attenzione, i bug. Come lagga nel Nether, non lagga da nessuna parte. Si è bloccato. Perché Minecraft è un po' pezzo di merda. Allora, come potete notare, abbiamo questo nuovo materiale. È merda, però. Dove sono? Ok. Questo nuovo materiale che si chiamerà come la prima che abbiamo visto, quarzo del Nether. Porco. Il quarzo del Nether. Che cuocendolo vi darà questo blocco di quarzo. Non serve a fare costruzioni, ve lo volevo fare solo vedere. Ritorniamo nel nostro mondo tra il pinguino si sfonda l'ano. Ok. Siamo ritornati nel nostro mondo po non normale. Questo li posiamo. Vabbè, i vari cosi, come gli scalini normali, ad esempio. Blocco di pietra rosa e il comparatore di resto. Queste due cose non ho capito a cosa servono. Dice che sono delle best of it, ma io ancora non l'ho capito. Allora, mettendo. Oh mio Dio, mamma mia, che schifo. Allora. Dio buono. Mettendo i pezzi di resto tutti nella workbench, otterremo il blocco di resto. Che affiancato dalla redstone la farà funzionare. Poi abbiamo il nostro pannello solare che funzionerà come dice il nome solo di mattina e questo comparatore di redstone. Praticamente questo che vi fa fare minchia, non funziona. Perfetto. Aspettate. Vaffanculo!